Le mamme con le carrozzine, i bambini che giocano in centro alla strada, la musica dal vivo nel bar. Così, per due giorni, sabato sera e domenica, in Corso Torino si è vissuta un'altra atmosfera, in occasione delle vetrine del Pinerolese, un evento voluto dalla CNA giunto alla 7ª edizione, che offre la possibilità a quei commercianti che non hanno un negozio in centro di trovare spazio e visibilità sotto i gazebo forniti dall'organizzazione. Una manifestazione che attira migliaia di persone a passeggio nella via principale di Pinerolo, trasformata in area pedonale, e che apre un dibattito sull'opportunità di moltiplicare le chiusure al traffico. Un'idea che non dispiace ad alcuni commercianti che hanno il negozio che si affaccia su Corso Torino e che vorrebbero che fosse sempre chiuso nel tratto dei portici da Piazza Barbieri a Piazza Roma. 7ª edizione delle vetrine del Pinerolese, una manifestazione che, come ormai è consuetudine, si articola e si sviluppa nel centro di Pinerolo, nel corso principale di Pinerolo, Corso Torino. Mi sembra che l'amministrazione comunale abbia intenzione di andare avanti su questo modulo di manifestazioni. Sì, assolutamente sì, la filosofia dovrebbe essere un po' questa, cioè quella di in fin dei conti recuperare un po' quelli che sono gli spazi principali della città e renderli fruibili alla gente, renderli fruibili alle famiglie, renderli fruibili ai bambini. Io credo che questa sia una bellissima manifestazione che vada valorizzata negli anni e nel tempo, vada anche magari potenziata, vada cambiata un pochettino, però la filosofia che sta dietro è proprio quella che diceva lei, cioè rimpossessarsi anche solo momentaneamente di alcuni spazi per renderli fruibili alla cittadinanza. Se noi oggi vediamo quanti passeggini e quante biciclette ci sono in giro, è un aspetto senz'altro positivo, quindi bene a chi ha avuto l'idea la prima volta e sicuramente noi andremo avanti su questa strada. 7º anno di una manifestazione che quando è nata si chiamava Vetrine dei Borghi, adesso si chiama Vetrine del Pinerolese. Un'evoluzione Pinerolo sta prendendo a tutto il territorio? Ma sì, ormai appunto, come dicevi, siamo giunti alla 7ª edizione di questa bella manifestazione che ottiene sempre un notevole successo, come si può vedere dal pubblico e dalle attività che sono presenti. Quest'anno l'abbiamo voluta aprire sempre di più anche al Pinerolese, perché CNA e Associazione Commercianti rappresenta appunto tutte le attività della zona pinerolese, che è molto vasta. E ormai siamo giunti a una edizione sempre più importante. Ieri sera, quindi il sabato sera, ormai come tutte le volte facciamo questo aspettando le vetrine del Pinerolese, che ha raccolto anch'essa notevole pubblico con tutti i bar che hanno fatto festa e notevoli persone. E oggi di nuovo con il corso chiuso, che rappresenta una grandissima esperienza per tutti i pinerolesi che possono passeggiare, vedere tutte queste attività presenti. Il tempo ci accompagna con una bellissima giornata, meglio di così cosa possiamo fare? Oggi Pinerolo anche offre una vetrina sugli sport che ci sono. Siamo arrivati alla 16ª edizione di Porte Aperte allo Sport. Oggi inauguriamo proprio l'anno sportivo e quindi potete venire in Piazza Vittorio Veneto e via circostanti con tutte le società sportive, ben 32. Oggi potrete provare in una giornata molto bella che non è troppo calda e quindi insomma ci accompagna tutti gli sport, dal baseball, vedrete i cavalli perché abbiamo l'equitazione, abbiamo tutte le arti marziali, la danza, la sportica, la giocoleria, il tennis, la cestistica, la pallavolo, una giornata per tutte le età. E per i più piccoli abbiamo la piscinetta con le palline e quindi davvero, insomma, dagli 0 ai 90 anni vi aspettiamo. Siamo molto contenti perché Pinerolo ha questa peculiarità e cioè quella di poter offrire praticamente tutti gli sport.